Amici appassionati dei motori, bentornati in diretta dal circuito di Misano Adriatico e benvenuti all'appuntamento con una classe spettacolare, il TCR Italy, con le vetture che sono già schierate in griglia di partenza. Noi siamo pronti per vedere uno spettacolo che sicuramente ci darà grandi emozioni, perché quest'anno il TCR Italy è davvero sempre più appassionante, ricco di partecipanti. Abbiamo più di 30 vetture schierate in pista. Vediamo che lo schieramento infatti è già tutto sulla griglia di partenza e noi siamo pronti proprio per andare in griglia di partenza con la nostra Camilla Ronchi. Si fiammetta schieramento d'eccezione, 31 vetture tra TCR, le categorie minori, ma soprattutto tanti marchi. Nelle prime 6 posizioni vi sono 5 marchi differenti. Pole position per Gigi Ferrara, che è al volante dell'Alfa Romeo Giulietta della Romeo Ferraris, è qui alla ricerca del riscatto dopo l'Amplein di Imola, però il zero di Le Castellet. Sì, questo weekend stiamo in un buono stato di forma. La macchina risponde bene e adesso sono concentrato per gara 1, spero di fare un buon risultato e tenere la leadership del campionato. Chiaramente non ci sta a lasciargli la leadership del campionato il duo Salvatore Tavano e Matteo Greco, che salirà poi nella vettura. Salvatore Tavano, Gigi Ferrara ha detto che vuole tenersi stretta la leadership del campionato, ma voi siete appena dietro. Ci proveremo sicuramente. Pochissime parole, Salvatore Tavano, vi lascio a questa appassionante gara del TCR con il commento di Fiammetta La Guidara. Grazie Camilla, io vado subito a presentarvi la nostra ospite. Rimaniamo in tema di Alfa Romeo, perché ho il piacere di avere in cabina di commento Michela Cerruti. Ciao Michela. Ciao Fiammetta, ciao a tutti. Allora, vediamo subito intanto la griglia di partenza con Ferrara e Tavano in prima fila, con Nicoli e Scalvini in seconda fila, Mugelli e Kralev in terza, Schmarle e Bettera in quarta fila, Rodriguez e Nardilli in quinta, Baldanne e Pellegrini in sesta fila, Larini e Wimmer in settima fila. Uno schieramento, come dicevamo, davvero importante. Bergonzini e Paolino, ottava fila, Altoè e Montalbano, nona, Cappello e Gagliano in decima fila, Tellung e Dioniso in undicesima, Savoia e Argenti, dodicesima fila, Cappellari e Grosse, tredicesima, e Papi e Ricci in quattordicesima fila, e poi continua lo schieramento con Nespoli, Margelli e Benninger. Allora, sono davvero tanti i protagonisti. Io do davvero un benvenuto a Michela Cerruti, che è Operations Manager di Romeo Ferraris, e tra l'altro ricordiamo anche che tu, tra parentesi, sei anche pilota, Michela, anche se tu ultimamente non stai correndo perché ti stai dedicando ad altro. Sì, è vero, ho iniziato a occuparmi un po' di tutto quello che non è guidare, forse da un certo punto di vista un pochino meno divertente, sono stata un po' forzata a farlo a metà del 2016, ma devo dire che avendo adesso tante macchine in giro, tante Giuliette un po' in giro per il mondo, si prova una grande soddisfazione anche a vederle vincere, insomma, nei team clienti e con altri piloti, quindi sono tante sfide diverse. E immagino, quindi davvero un bellissimo impegno quello di Michela Cerruti, che adesso è in cabina di commento qui con noi in diretta dal circuito di Misano per seguire con, immagino, trepidazione, decisamente, la tua Giulietta, che tra l'altro ha spuntato un'ottima pole position e che è in cima alla classifica di campionato, nonostante, appunto, come ricordasse Camilla Ronchi, c'è stato un doppio zero per Luigi Ferrara al circuito del Paul Ricard, ma adesso si riparte con rinnovata lena e con rinnovata energia, e quindi siamo pronti per vedere un nuovo round del TCR Italy. Abbiamo visto appunto in prima fila scattare anche la curva di Tavano, poi dietro abbiamo la Honda di Nicoli, la Hyundai di Scalvini, e poi c'è anche un risultato un po' a sorpresa per quanto riguarda queste qualifiche, perché c'è Nicola Baldanne che è soltanto in 12ª posizione, il campione in carica, che questa mattina ci stava dicendo che soffre un po' per il BOP, per la zavorra che, insomma, gli è stata data, ma chiaramente questo è il regolamento poi internazionale, perché il TCR Italy ricalca il regolamento internazionale. Sì, non è un momento di grandissima forma per le Hyundai, perché ovviamente dopo i grandissimi successi in giro per il mondo di questo inizio di stagione, dei primi 2 mesi, giustamente il BOP è andato ad agire per regolare un po', ribilanciare
le performance della macchina, un po' la storia del TCR, un po' la storia di questi campionati che mettono insieme marchi diversi, un po' per dare la possibilità a tutti di avere un risultato e creare un equilibrio che comunque, vedendo questa griglia di partenza, è veramente eccezionale, perché sono 30 macchine, 5 marchi nelle prime 6 posizioni, come ha detto Camilla, e in ogni caso, insomma, la Hyundai, nonostante le correzioni di BOP, rimane sempre in ogni caso in cima alla classifica, quindi credo che ad oggi sia giusto quello che vediamo. Eh sì, davvero, e infatti questo poi rende davvero il campionato più bello e appassionante, sempre molto incerto. A noi piace sempre, io lo dico ai nostri amici che ci seguono da casa, ci piacerebbe sempre che i campionati venissero decisi all'ultima gara, all'ultimo giro dell'ultima gara, poi chiaramente per i piloti e ovviamente anche per le squadre non è così, però è bello quando la classifica comunque rimane aperta sempre, non facciamo il tifo per nessuno, ma ci piace, facciamo il tifo per lo spettacolo, ecco, questo sì, e di spettacolo nel TCR Italy ce n'è davvero tanto. La nostra Michela Cerruti ovviamente le abbiamo consentito però di fare un po' il tifo, faccio fatica a non esserlo oggi, però in ogni caso certo faccio sempre tifo per lo spettacolo, poi se lo spettacolo vuol dire che l'Alfa Romeo è davanti, in questo caso è chiaro che preferisco. Tra l'altro c'è anche la seconda Giulietta che abbiamo messo in pista con la Otto Motorsport, in questa occasione con Edoardo Cappello, che sta ancora facendo giustamente esperienza con la macchina, però ha già migliorato molto tra le libere e le qualifiche, per cui tanta esperienza utile per lui anche in queste due gare in vista poi del resto della stagione. Giustamente. Allora, temperature che adesso cominciano ad essere un po' più respirabili, perché oggi ha fatto veramente caldo, questo non dovrebbe essere un grosso problema per quanto riguarda i piloti. A quest'ora sono le 18:12 adesso, e insomma la giornata è stata calda, ma al momento diventa appunto un po' più vivibile, diciamo così. Eccole le inquadrature per la Giulietta di Gigi Ferrara, che va a prendere posizione nella casella della pole position, che ha guadagnato con il crono di 1:42,499, 3 decimi più veloce di Salvatore Tavano, che ha fermato il cronometro sull'1:42,799, e poi un decimo più indietro c'è Lorenzo Nicoli e poi Eric Scalvini, che ha preso 5,5 decimi da Luigi Ferrara. Ma attenzione, è il momento più emozionante, quello della partenza. Le vetture vanno tutte a schierarsi, bella la partenza da fermi, guardate quanti sono, dove vanno a partire gli ultimi, mamma mia, tantissimi, che griglia pazzesca questo weekend, bello, veramente un TCR Italy che sta diventando sempre più la classe regina degli ACI Racing Weekend. Io definisco il GT la classe regina, questa sarà la classe principessa, sì, sì, la rinominiamo così, ci accontentiamo. Allora vediamo il semaforo che è pronto a dare il via, attenzione ai motori al massimo, grande emozione, si spegne il semaforo e sono partiti in diretta dal circuito di Misano, parte molto bene Gigi Ferrara, che bello start con la Giulietta, va a prendere subito parecchi metri di vantaggio, si inserisce subito in prima curva, partenza ordinata, questo è sicuramente uno dei momenti più delicati, dietro c'è Tavano con la Cupra, poi vediamo delle Hyundai dietro che stanno cercando di prendere qualche posizione di vantaggio rispetto a quella delle qualifiche. Uscita ed è con la numero 2 da Open di Argenti, e vediamo, credo sia solo andato addosso in realtà all'indicazione, sì, dei metri in staccata, sì, 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 non ci sono stati fortunatamente contatti, vediamo per il momento Nicoli, Kralev, Scalvini, Schmarl, Bettera, poi Rodriguez, Pellegrini, Bugelli, situazione veramente direi delicata questa, perché erano vicinissimi l'uno all'altro nelle prime curve, sono entrati tutti insieme a ventaglio nelle prime curve, sono stati molto bravi e molto accorti ad evitare contatti, vediamo che c'è un'uscita e siamo in controluce, ma non riusciamo quindi a vedere di chi si tratta. Qui invece con il numero 67 Pellegrini in bagarre con Rodriguez, vediamo, ecco, lotta in casa tra i due, sportellatine, mica male,
gara in due con Pellegrini che vuole prevalere a tutti i costi. Entrano in tre e all'esterno c'è veramente una bagarre incredibile. Campionato italiano TGR davvero spettacolare. C'è Mugelli. Mugelli cosa ha fatto? È riuscito a passare. Ha approfittato della lotta fra i due per portarsi davanti. Pellegrini è riuscito a portare a termine il sorpasso sul compagno di squadra, che adesso invece viene passato anche dalla linea. Vediamo come è messo. Allora, Scalfini è in quinta posizione del vice campione, non vedo invece Baldan nelle prime posizioni, il campione in carica. Intanto è under investigation nel contatto tra il numero 46 e il numero 63, si tratta di Altoè, un contatto che non abbiamo evidentemente visto, non siamo riusciti a vedere nella bagarre delle prime fasi, e che comunque per il momento è soltanto under investigation. Intanto Ferrara ha un vantaggio di un secondo e tre su Salvatore Tavano, che insegue in seconda posizione, poi Kralev, Schmarl, Bettera, Nicoli, che è stato, no, Nicoli lo vediamo precipitare in nel nostro monitor dei tempi, quindi è ai box, ci assiste Matteo Losa dal coordinamento, che ringraziamo. Vediamo il prossimo passaggio con Ferrara davanti, qui dietro intanto Bergonzini, anche il numero 72, lo vediamo molto combattivo. Ricordiamo che c'è una gara nella gara, vediamo intanto la regia cosa ci mostra. Questa è l'uscita di Argenti. Poi c'è stata una serie in effetti di micro contatti, ma direi che questo è Argenti visto invece da un'altra inquadratura. E nessun contatto grosso incidente. Questa è di nuovo la lotta in casa Target Competition tra Pellegrini e Rodriguez. E queste adesso di nuovo le immagini in diretta, dove Salvatore Tavano con la Cubra mette a segno 1:42.9, Nicoli è sempre in terza posizione invece, quindi rettifichiamo. Nardilli il pilota invece che ai box. Ringraziamo Matteo Losa per le sue preziose informazioni. E poi vediamo Kralev in quarta posizione, Scalvini, Schmarl, Bettera, Mugelli, Pellegrini, mentre non vediamo Baldan, è rimasto fermo, è un giro indietro, quindi deve aver avuto qualche problema tecnico. Davvero un weekend che non è iniziato nel migliore dei modi per Baldan, che insomma sappiamo sa sempre come riprendersi, poi non è uno abituato ad avere anche dei weekend difficili, è tendenzialmente anche abbastanza fortunato, oltre ad essere un grandissimo professionista e campione in carica, quindi sì. Insomma forse sta è arrivato un pochino il momento di soffrire in questo weekend, ma saprà come risollevarsi. Al momento non sappiamo se effettivamente ha avuto qualche problema o se ha avuto un incidente. In ogni modo non è più in gara. Vediamo intanto i nuovi riscontri cronometrici. Ferrara è davanti con un secondo e tre di vantaggio su Tavano, che prima ha messo a segno il giro veloce in 1:42.9, il primo a scendere sotto il muro dell'1:43. Nicoli è sempre in terza posizione con la sua vettura numero 24, e poi invece abbiamo Kralev e Scalvini. Qui abbiamo invece la lotta per l'ottava posizione, che è inquadrata in questo momento con Mugelli e appunto le due vetture del team Target, con Pellegrini e Rodriguez, che stanno lottando per l'ottava posizione. Max Mugelli, che tra l'altro vi anticipiamo, domani alle 15 sarà in cabina di commento con noi per commentare il GT dal quale appunto proviene. Intanto siamo pronti a dare la linea a Camilla Ronchi, che ha degli aggiornamenti su Baldan. Sì, Fiammetta, allora non è neppure riuscito a schierarsi, si è rotto probabilmente un braccetto dello sterzo e quindi niente da fare. Nicola comunque è già andato via, non si è fermato per lasciarci nessuna dichiarazione. Grazie Camilla, immagino che Baldan sia abbastanza ovviamente arrabbiato per questa situazione, contrariato sicuramente, quindi lo capiamo. Intanto vediamo le inquadrature che ci regala la
tenendo alle sue spalle Nicoli. E vediamo, i due sono uno nella scia dell'altro, Nicoli, Lorenzo Nicoli con la Honda, altra protagonista del campionato italiano TCR. E vediamo i tempi, 1.43.4 per Nicoli, 1.43.8 per Tavano nell'ultimo giro, poi dietro c'è Kralep, altro pilota che è sicuramente molto molto combattivo. Vediamo che esce dalla scia Nicoli, prova l'attacco nei confronti di Tavano, pilota che è tornato a correre dopo 4 anni di inattività, ovvero era attivo su altri fronti ma non come pilota, e che invece ha rimesso su il casco. Tra l'altro è un pilota che con i colori di Alfa Romeo ha una lunga storia, è uno di quei professionisti, insomma, a guidare di certo non si disimpara, e in effetti lo sta dimostrando, è sempre al top con qualsiasi vettura guidi, quindi è un altro ottimo pilota, anche se Nicoli gli sta dando un bel po' di filo da torcere in questo momento. È stata abbastanza sorprendente questa performance con la Honda. Vediamo qui cosa ci mostra la regia. Sono sempre le due vetture del team Target, che penso che staranno mettendo a dura prova le coronarie del team manager, perché si stanno confrontando a distanza ravvicinata. E qui abbiamo invece Montalbano, sono le due Golf Savoia, sì, che si stanno cimentando. Siamo però addirittura in 17ª posizione, ma è un trofeo nel trofeo, perché ricordiamo che c'è il trofeo DSG, che è riservato appunto alle vetture in configurazione DSG, quindi non è con il cambio sequenziale, e Wimmer leader in 12ª posizione, Bergonzini è secondo e Giovanni Altoè è in 3ª posizione davanti a Gagliano. La regia continua a regalarci queste immagini del confronto per la seconda posizione, poi torniamo invece anche su Larini che viene sorpassato da Rodriguez, e questa è l'11ª posizione. Paolino, contatto. Paolino, il contatto con il numero 54 che è Wimmer. Paolino e Wimmer, che era leader della categoria DSG. Sì, vetture che sono praticamente identiche a vederle così, ma avendo il cambio in configurazione, diciamo, più vicina alla versione stradale, sono abbastanza lente rispetto alle TCR col cambio sequenziale, ma a volte vediamo che in certe piste, soprattutto quelle con lunghi rettilinei, può addirittura pagare avere questo genere di cambio. E qua rivediamo invece il contatto, credo che insomma l'errore sia stato forse più di Wimmer, che non si è accorto che Paolino era ancora lì alla sua destra e si è allargato andando al contatto. A questo punto Bergonzini passa al comando del trofeo DSG davanti ad Altoè e Gagliano, che si trova in 3ª posizione. Torniamo con le immagini in diretta, andiamo a vedere la sfida tra Salvatore Tavano e Lorenzo Nicoli, che sta agevolando la fuga davanti di un certo Gigi Ferrara, che in questo momento è leader con 2 secondi 2. Vediamo il prossimo distacco con i piloti che passano ora sul traguardo, 2 secondi e 6 di vantaggio per Ferrara su Tavano, che sta difendendo la seconda posizione, che poi in gara 2 andrà a cedere il volante al suo compagno di squadra, il giovane Matteo Greco. Intanto vediamo Gagliano con Altoè, lotta nel trofeo DSG. Gagliano riesce a sopravanzare Altoè e quindi va a O, però attenzione, c'è stata poi invece un contatto e Altoè si è ripreso la posizione. Sì, scambio di posizioni, quindi questa invece è l'altra Cupra, sono livree identiche appunto per le due Cupra, quella di Tavano e di Greco e quella di Gagliano, però come dicevi giustamente poi esteticamente non si vede niente, l'unica differenza è nel cambio, che non è sequenziale ma è DSG, e questo comporta qualche decimo. Qui vediamo Paolino che è rimasto anche lui purtroppo fuori gara, dice
dicevamo con la Hyundai, dicevamo appunto che c'è qualche decimo di differenza su una pista come Misano tra il cambio di ESG e quello sequenziale. Beh, decisamente è un cambio che funziona molto più velocemente, il cambio sequenziale, quindi non si ha ritardo, si riesce a cambiare anche soprattutto in scalata, dà un grande vantaggio perché si riesce a frenare più tardi e cambiare le marce molto più velocemente, quindi sicuramente ogni curva sono quei 2-3 decimi che poi a fine del giro fanno la differenza. Ed ecco intanto che è scatenato Lorenzo Nicoli, sta veramente tentando di tutto per portare la sua vettura davanti a quella di Salvatore Tavano, che da parte sua invece riesce a mantenere la seconda posizione. Nicoli con la Honda che lo scorso anno ha dato parecchio filo da torcere, c'era Scalvini al volante della Honda con Valdanna invece sulla Seat, sono stati loro i dominatori della scorsa stagione. Torniamo invece su target e competizioni con Rodriguez che occupa la decima posizione, Pellegrini davanti a lui, dietro ci sono Larini e poi ci sono i piloti del trofeo DSG. E intanto viene combinato un drive-thru a Galliano e Alto E, quindi entrambi in, rispettivamente Galliano secondo e Alto E primo nel trofeo DSG, mentre intanto vediamo Bettera che in questo momento è in bagarre in settima posizione. Vediamo che intanto si Bergonzini in effetti è davanti a Gagliano e Alto E, quindi è il leader della classifica del trofeo appunto di SG. Vediamo qui intanto un altro contatto con il numero 67, si tratta di Pellegrini con la Honda, infatti alla fine Pellegrini e Rodriguez se le sono date alla fine, l'avevano sì, annunciato curva dopo curva. È curioso il caso di Alto E Galliano, che entrambi i piloti in un contatto prendano una penalità, nel senso che prima uno ha buttato fuori l'altro, poi Alto E ha restituito il favore a Galliano e quindi entrambi sono stati penalizzati per un incidente in cui erano coinvolti proprio loro due, quindi sono stati ritenuti colpevoli, sì, entrambi. Nessuno dei due sarà particolarmente arrabbiato. In effetti no, a questo punto per quanto riguarda il trofeo DSG, quindi le loro posizioni in questo momento Galliano davanti Alto E dovrebbero essere ereditate da Montalbano e Tellung alle spalle di Bergonzini, che invece è davanti. Intanto le inquadrature ci riportano sulla lotta per la seconda posizione, è davvero senza soluzione di continuità, mentre Ferrara, ecco Alto E intanto che va diligentemente ad affrontare il suo drive-thru, gli fanno segno dal muretto. Vediamo intanto anche qui il contatto appunto che ha generato il drive-thru tra, sì, perché c'è stato effettivamente, come dicevi prima, botta e risposta, sì, e quindi entrambi drive-thru che devono affrontare. Abbiamo visto Giovanni Alto E, che è il fratello maggiore del Giacomo Alto E, che corre invece nel campionato italiano GT, e intanto verrà scontato anche da Rodriguez un drive-thru per questa manovra. Quindi tante le penalità che vengono assegnate immediatamente, perché giustamente è vero che insomma ci sono parecchie sportellate nel turismo, però poi difficile il lavoro del direttore, sì, di gara e dei commissari, perché sono tantissimi contatti ed è molto difficile giudicare velocemente soprattutto, sì, chi colpevolizzare. Devo dire che con Galliano e Alto E si sono un po' risolti il problema penalizzandoli entrambi, ma a volte è veramente difficile andare a capire dove sta la responsabilità, per cui devo dire finora anche un ottimo lavoro da parte della direzione gara. E qua vedremo adesso come va a finire tra Nicoli e Tavano, perché Nicoli ne ha effettivamente di più, a più velocità con la sua Honda, e Tavano però insomma è uno che ha tanta esperienza e sa come difendersi. Infatti Nicoli per ora non ha ancora trovato il varco per passare, ma è a 3 decimi e stanno girando praticamente identici, quindi credo che siamo ancora a 9 minuti dalla fine, ma potrebbe cercare di sferrare l'attacco. Sì, quindi saranno minuti incandescenti, mentre intanto abbiamo visto il drive-thru di Rodriguez, che ha diligentemente affrontato, e questo è il motivo per il quale appunto è stato combinato il drive-thru. E qui Galliano che sconta anche lui il suo drive-thru, e quindi tre drive-thru in questo
questa occasione le inquadrature vanno su Montalbano, che eredita appunto la seconda piazza nel trofeo DSG. Torniamo adesso con le inquadrature. Qui abbiamo Tellung invece, che è appunto in terza piazza nel trofeo sempre riservato alle vetture in configurazione DSG. Nicoli intanto intavano i ferri cortissimi, e intanto passa Nicoli dopo il forcing elevato fin dall'inizio. Però esagera, si esagera e si gira. Era andato forse un po' troppo sopra le sue potenzialità, o comunque forse è entrato troppo veloce. Beh sì, ha tentato il sorpasso, tra l'altro grandissimo coraggio da parte di Nicoli, sì, perché ha tentato il sorpasso in un punto veramente difficile del circuito e nel punto più veloce del circuito, nel punto insomma del curvone che si percorre in pieno, e dopo c'è un'altra curva destra da quarta marcia, quindi un punto difficilissimo per sorpassare, e forse ha voluto un pochino troppo sia da se stesso che dalla sua onda. Ma insomma, complimenti per il coraggio, e per fortuna non c'è stato neanche l'impatto contro le barriere, per cui dispiacere, perché aveva un'ottima seconda posizione. Sì, davvero, è combattuto fino a quel momento davvero con grande grinta, ma potrà rifarsi in gara 2. Fortunatamente, come dicevi, nessun danno per la sua onda, quindi tutto è possibile nella gara di domani, mentre le inquadrature adesso sono tutte per la Giulietta con Ferrara al comando. Ottavano che a questo punto è in seconda posizione senza avere più il fiato sul collo di Nicoli, però adesso c'è un Kralev che comunque non scherza, anche lui è un pilota decisamente combattivo. Plamen Kralev con l'Audi RS3 LMS del team Craft Racing, che è spesso nel campionato italiano, direi che ormai è una presenza fissa del campionato italiano, mentre la regia ci manda le immagini del sorpasso nei confronti di Tavano. E poi però strano come si sia girato un po' in rettilineo qui. Sì, deve essersi scomposta la vettura in frenata, probabilmente si è bloccato il posteriore e ha perso il controllo, è andato in sovrasterzo, ripeto, lì è un punto molto veloce in cui si frena con la macchina non completamente dritta, quindi è un episodio che può capitare, decisamente insomma se si esagera è possibile incorrere in un test a coda o comunque in un problema di instabilità da quel punto di vista. Fortunatamente vie di fuga davvero molto ampie, sì, le ha usate tutte. Sì, Misano devo dire che da quel punto di vista è abbastanza una garanzia, e adesso non bisogna mai dirlo troppo forte, però chiaramente c'è molto margine di errore e tanta possibilità per i piloti poi di rientrare in pista e non andare a sbattere. Allora, la situazione quando mancano 5 minuti e mezzo allo scadere del tempo regolamentare vede Ferrara davanti a Tavano con 5 secondi a 6 di vantaggio, quindi la Giulietta davanti alla Cupra, la terza posizione per l'Audi di Kralev in settima posizione, poi c'è Scalpini con la Hyundai in quarta piazza a 8 secondi e 9, e poi c'è Jürgen Schmarl con la Honda in quinta piazza, e poi Max Mugelli con la Honda. Quindi davvero tante case rappresentate, davvero un bellissimo campionato il TCR Italy in questa occasione. Attenzione a Schmarl che prova ad andare ad attaccare Scalvini, due sono vicinissimi tempi, vediamo 1:45.6 per Schmarl, decimino più veloce di Scalvini, e stando dietro vuol dire che assolutamente molto equilibrate comunque le prestazioni finora. Se vediamo i tempi in gara, stanno girando tutti più o meno sul 45 passo, 45 e 3 Ferrara in cima, il più veloce in pista questo giro è stato Mugelli con 44 e 3, però a parte lui diciamo che sono tutti più o meno sullo stesso tempo, quindi tante belle lotte anche perché le prestazioni sono molto equilibrate. Vediamo questi ultimi minuti se ci riserveranno altre sorprese. Intanto la livrea nera cattivissima di Plamen Kralev, nera opaca, che adesso ha messo nel mirino Salvatore Tavano, che però adesso ha girato in 1:45.0 con invece Kralev in 1:45.3. 1:45.0 anche per Ferrara. Qui invece vedete che la sfida tra Scalvini e Schmarl non è finita, anzi guardate, esce adesso dalla scia, prova nuovo il sorpasso Schmarl con la Honda contro la Hyundai di Scalvini, il vice campione in
che ha tanta sfortuna lo scorso anno, ma è stato sempre molto combattivo, sempre nelle prime posizioni. Scalvini, pilota di sicuramente grandi capacità, vediamo se riuscirà a mantenere il quarto posto. Poi per quanto riguarda invece il trofeo DSG, Bergonzini, Montalbano e Tellung, queste sono le posizioni al momento. Manca davvero poco allo scadere del tempo regolamentare, ecco proprio le inquadrature per Bergonzini, che ha un margine di pochi decimi nei confronti di Montalbano. Eccolo inquadrato, Matteo Bergonzini undicesimo assoluto, ma ripeto, primo delle DSG, mentre Nicoli è riuscito tra l'altro anche a rientrare ed è in decima posizione, quindi cercherà anche lui di raccogliere almeno dei punticini, che poi sono sempre importanti in ottica di classifica di campionato. Beh, anche perché essendo in decima posizione, se dovesse andare a recuperare i due davanti a lui, prenderebbe un'ottava posizione che gli garantirebbe la partenza dalla pole per domani, quindi quasi sarebbe una botta di fortuna. Qui vediamo invece una Opel di Argenti che è contatto con Rodriguez, sì, con il numero 27, con Rodriguez Argenti, e quindi Rodriguez in contatto. Manca poco per Gigi Ferrara, che a questo punto ha un vantaggio di 5 secondi e 8 su Salvatore Tavano, quindi allunga in classifica di campionato, anche perché i diretti rivali sono proprio i portacolori della Cupra, che inseguono con un distacco di pochissimi punti. 41 punti erano al momento quelli di Luigi Ferrara, 37 punti e mezzo quelli di Salvatore Tavano e Matteo Greco, perché ricordiamo che nella gara del Paul Ricard, che in realtà in gara 2 non c'è stata perché in effetti ha piovuto dall'inizio alla fine talmente tanto che si è disputato il minimo per poter dare poi mezzo punteggio, ma in regime di safety car. Sì, una condizione abbastanza particolare, devo dire che, ecco, parlando proprio della nostra situazione, la situazione che di Action e Gigi Ferrara, in quel caso devo dire che il doppio zero è stato meno un danno rispetto a quello che sarebbe potuto essere, proprio perché gli avversari hanno potuto prendere solo metà dei punti, quindi in realtà bisogna ammettere che ci è andata fin bene da quel punto di vista. Bella, ecco, questa cosa che dici, Michele. Bisogna ammetterlo ogni tanto, un po' di fortuna nella sfortuna, perché è stato logicamente un weekend nero che però si è un po' ingrigito, ecco, con il mezzo punteggio. È vero. Qui vediamo intanto che qui dietro sta succedendo invece ancora un po' di tutto per quanto riguarda tutte le posizioni. C'è Bagarre, abbiamo visto la Cupra di Gross del team Wimmer, che si è scomposta. La situazione ormai direi che è cristallizzata, perché anche per quanto riguarda la seconda piazza, ecco Argenti intanto che rientra in pit lane, e vediamo il pilota che esce dall'abitacolo della sua vettura, mentre qui attenzione all'attacco nei confronti di Scalvini. Schmarl, Scalvini è bravo a respingere l'attacco, siamo in all'attacco della quarta posizione, dicevamo che si è cristallizzata, ma per quanto riguarda il podio qui invece vedete che la lotta è sempre molto serrata, ma si è aggiunto anche Mugelli che in questo momento ha sorpassato Schmarl. Vedete Schmarl ora ancora in bagarre dietro a Scalvini, si stanno alternando con il numero 3 Mugelli in questo momento, e poi Schmarl che ha perso quindi la posizione da Mugelli, che è riuscito a risalire in quinta piazza il forte pilota toscano. Vediamo adesso, andrà all'attacco di Scalvini, è scaduto il tempo regolamentare, intanto vediamo, dovrebbe essere quindi questo giro da completare e poi ancora un altro giro prima della bandiera a scacchi. Eravamo così presi dalla gara che onestamente non ho visto dove è scaduto il tempo, ma credo che inizi ora l'ultimo giro. Quindi l'ultimo giro, sì. Vediamo i distacchi. Ferrara è passato ora 4 secondi e 9 il distacco di Tavano, poi Kralev a 6 secondi e 9 e poi eccoli uno nella scia dell'altro, Scalvini, Mugelli, Schmarl, e poi in settima posizione Larini, Pellegrini, poi
Matera Montalbano, che è leader del trofeo di SG davanti a Bergonzini e Tellung. Vediamo cosa ci propone la regia, il replay del contatto che c'è stato tra Scalvini e la onda di Schmarl. E poi ha perso la posizione anche da Mugelli. Sotto investigazione questo contatto tra Schmarl e Scalvini, per cui chissà che poi verrà probabilmente investigato dopo la fine della gara, o magari avremo qualche notizia adesso nei prossimi minuti, però potrebbe cambiare un po' la classifica ai vertici. Vediamo, vi daremo conto se ci saranno appunto delle decisioni. Intanto ultime fatiche per Gigi Ferrara. Allora noi possiamo già anticipare ai nostri amici che ci seguono da casa che subito dopo la bandiera scatti tu scapperai, perché ce l'avevi chiesto giustamente. Michela Cerruti ci aveva chiesto: ma se la Giulietta vince posso andare fuori sotto al podio? Giustamente, quindi era dei patti. Non succede spessissimo, e per cui devo dire che vabbè, è una grandissima gioia poter vivere una vittoria col Team Quack. Ci stanno facendo un ottimo lavoro e vedere la nostra macchina vincere, insomma, è sempre, finisce in stile sollevando la terra. Bellissimo. Grande Gigi, grande bellissimo Gigi. Questo arrivo, Gigi Ferrara conquista la vittoria a Misano Adriatico con Salvatore Tavano con la Cupra in seconda posizione e con Kralev in terza piazza, e poi a seguire Scalvini, Mugelli, che alla fine ha prevalso su Schmarl in sesta posizione. Bene, allora ogni promessa è debito, Michela. Io ti ringrazio per essere stata con noi. Naturalmente grazie, ti aspettiamo mille a voi in cabina di commento ogni volta che vorrei venire. Ci fa sempre molto molto piacere, anche perché ecco, tu rappresenti Romeo Ferraris, però sei davvero super partes, possiamo dirlo. Sì, quindi sì, grazie mille. Da pilota. Grazie mille, veramente. Grazie. Grazie a Michela Cerruti e complimenti per la vittoria di Gigi Ferrara. E vediamo intanto anche Montalbano, Bergonzini e Tellung che hanno siglato le prime tre posizioni del podio per quanto riguarda il trofeo di SG. Una gara davvero emozionante, quella del TCR Italy, grande spettacolo, una bellissima vittoria di Gigi Ferrara con Salvatore Tavano con la Cupra in seconda posizione e con il pilota del team Craft Racing, Plamen Kralev, che è riuscito a conquistare il terzo gradino del podio dopo l'uscita di Nicoli, che era invece autore di un forte pressing nei confronti di Tavano, e poi dopo aver tentato il sorpasso è invece finito in testa a coda. Le inquadrature per la Giulietta di Gigi Ferrara, che mette a segno ancora una vittoria, è lunga in classifica di campionato. Ferrara davanti a Tavano, la terza posizione di Kralev, la quarta di Scalvini, la quinta di Mugelli, la sesta di Schmarl, la settima di Pellegrini e poi Larini, Nicoli e Bettera a completare la top ten. E in undicesima posizione troviamo invece Montalbano, che è proprio il vincitore del trofeo DSG davanti a Bergonzini e a Tellung, con Cappello in quattordicesima posizione con l'altra Alfa Romeo, e poi abbiamo alle sue spalle Rodriguez, Dionisio, Savoia e Papi. Questa è la situazione in gara 1 del TCR Italy. Si tratta del terzo appuntamento della stagione. Il debutto è stato sul circuito di Imola, poi si è vissuta una gara piena sul circuito del Paul Ricard. La gara 2 invece, come vi stavamo ricordando prima, si è disputata sotto la pioggia. In realtà non c'è stata azione perché è iniziata e finita in regime di safety car ed è stato assegnato mezzo punteggio. Eccolo Gigi Ferrara che viene festeggiato dalla sua squadra, la Romeo Ferraris. E sentiamo questi bellissimi festeggiamenti. Si tratta della vittoria numero 3 per Ferrara, che quindi va a riscattare una trasferta francese con un doppio zero. Armando non c'era della foto.
E un bellissimo secondo posto per la Cupra di Seat Motorsport Italia con Salvatore Tavano. Eccola Michela Cerruti che dalla nostra cabina di commento ha raggiunto velocemente il pilota che ha conquistato la vittoria, Luigi Ferrara. E Michela Cerruti soddisfattissima per questa affermazione, la terza appunto della stagione. Ripetiamo appunto che sul podio con lui ci saranno il pilota della Cupra, Salvatore Tavano, e con la terza posizione Kralev, guadagna punti anche lui importanti in campionato, dove fino adesso aveva soltanto due punticini con l'Audi del team Kraft. Siamo pronti per dare la linea a Camilla Ronchi. Gigi Ferrara, una vittoria bellissima, erano tutti davvero esaltati a partire dal team, da Michela Cerruti che ha seguito dalla cabina di commento. Ci voleva questa vittoria? Sì, ci voleva, perché alla fine dimostriamo di essere comunque competitivi una volta che troviamo un buon setup. In partenza sono partito benissimo perché subito le prime curve ho preso già dei metri, però è stato uno stile molto duro, specialmente all'inizio, che ho tirato al massimo, ho spremuto la mia Alfa Romeo al 110%. Hai il fiatone, quanto caldo faceva in macchina? Tantissimo, tantissimo, a volte abbassavo un po' il finestrino per avere un po' d'aria, però vedevo che gli avversari non mollavano dietro e ho tirato fino alla fine. Adesso devi fare una corsa al podio, l'ultimo sforzo di oggi, e noi ci vediamo nei momenti più belli di questa gara con il commento di Fiammetta. Gara 1 del campionato italiano TCR dal circuito di Misano Adriatico. Parte in pole position Luigi Ferrara con l'Alfa Romeo Giulietta e riuscirà a mantenere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi, andando a conquistare la terza vittoria della stagione. In seconda posizione qui vediamo intanto Argenti nelle prime fasi della gara che si scompone, e poi c'è una bella bagarre nelle posizioni di centro per quanto riguarda Rodriguez e Tavano in seconda posizione. Qui abbiamo invece la bagarre per quanto riguarda la seconda posizione del trofeo DSG tra Giovanni Altoè e Massimiliano Gagliano, e per questi contatti verranno entrambi penalizzati con un drive-thru, e un drive-thru verrà combinato anche a Rodriguez. E questo invece è il momento in cui Lorenzo Nicoli, dopo aver tentato il sorpasso per la seconda posizione nei confronti di Salvatore Tavano, esce e riuscirà comunque a concludere in nona posizione. E questo è l'arrivo trionfante di Gigi Ferrara davanti a Salvatore Tavano con la Cupra ufficiale, e la terza posizione dell'Audi di Peter Kralev con Scalvini e Mugelli a completare la top 5, mentre il campione in carica Nicola Baldan non ha potuto prendere il via per un problema tecnico in partenza. Va in archivio così anche gara 1 del TCR Italy qui sul circuito di Misano Adriatico. Attendiamo adesso che i piloti raggiungano il podio, e intanto vi ricordo che domani il secondo appuntamento sarà invece la mattina alle 10.40, sempre 25 minuti più un giro, per una gara che sarà ancora più appassionante, perché avremo l'inversione della griglia di partenza per quanto riguarda le prime 8 posizioni rispetto all'ordine di arrivo di gara 1. Quindi Larini, che si è piazzato ottavo, vi possiamo già dire che partirà in pole position con Pellegrini in prima fila, poi Schmarl e Mugelli partiranno in seconda fila, Scalvini e Kralev partiranno in terza fila, e Tavano e Ferrara, che si sono piazzati rispettivamente secondo e primo, partiranno in settima e ottava posizione. Vediamo ancora gli highlights di questa gara che ha riservato davvero tanta azione, con diversi spunti per tutte le posizioni. Grande protagonista Rodriguez, che poi però per un eccesso di foga è stato penalizzato con un drive-thru. Nelle prime fasi ha combattuto molto con Pellegrini, che poi chiuderà in settima posizione. Rivediamo alcuni momenti
momenti clou, questo è Paolino che esce di scena, così come esce di scena Felix Wimmer. E queste sono le invece schermaglie che costeranno il drive-thru entrambi tra Massimiliano Gagliano e Giovanni Altoè, dove Giovanni Altoè era il leader, credo che il punteggio, il vantaggio che avesse in classifica punti sia tale che anche con questo mancato risultato comunque mantenga sempre la leadership del trofeo DSG. Qui abbiamo visto Benninger che è stato costretto a parcheggiare con la Seat Leon del team Wimmer, ed eccoci pronti per il podio. I piloti hanno raggiunto la postazione delle premiazioni, un bel terzo gradino del podio per Kralev, che fino a questo momento appunto aveva concretizzato poco. Vediamo Giancarlo Minardi che va a consegnare i trofei. Ancora un bel podio per Salvatore Tavano, pilota che ha vinto tanto nel turismo, pilota di statura internazionale, ha corso anche nel WTCC e che è tornato alle corse con il, appunto, con i colori del team Cupra, e adesso è sul gradino più alto del podio Luigi Ferrara. È tutto per questo appuntamento con il TCR Italy. Un saluto da Fiammetta alla Guidara e buona continuazione con gli ACI Racing e Weekend. Sono